per puro caso ho alzato una barella del pronto soccorso a disposizione per eventuali pazienti ed era sprovvista di materasso, aveva solamente due coperte tra per il comfort dell'eventuale paziente. Hanno trovato anche una barella senza materasso alcuni rappresentanti sindacali della funzione pubblica CGL nel corso di un sopralluogo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Da alcuni giorni di nuovo sotto stress per l'elevato numero di accessi in rapporto al personale sanitario impiegato. Sale d'attesa piene, barelle e posti letto tutti occupati. Una situazione che, malgrado gli impegni assunti dalla ASL, rischia di degenerare, considerando che ancora non si è raggiunto il picco influenzale. Il pronto soccorso in questo momento è in una situazione di emergenza. E al triage abbiamo visto le sale d'attesa sono estremamente piene di persone e all'interno lo stesso, i posti abbiamo potuto vedere e constatare che sono tutti occupati. Per cui in questo momento stiamo vivendo veramente una condizione di sofferenza, sia dal punto di vista della cittadinanza, sia dal punto di vista degli operatori che sono impegnati. Non possiamo non apprezzare almeno degli auspici da parte della direzione, capiamo gli sforzi, capiamo le difficoltà legate ad una serie di fattori che il pronto soccorso per definizione non può prevedere, però si può rispondere a nostro avviso in una maniera anche più incisiva e più organizzata, questo sì.